perché sono venuti solo in vacanza. Grazie. Tornando a Mario De Aglio, ecco, John Elkann diceva bisogna essere, capire che cosa ognuno sa fare meglio. Ecco, per esempio l'Asia, la Cina, rispetto a noi, che cosa sta mostrando di saper far meglio? Quali sono, diciamo, nelle varie aree del mondo le specificità che funzionano? E la seconda cosa che vorrei chiedere in questo è, per tanto tempo si è detto, sì, però i cinesi, gli indiani, i filippini, al massimo saranno capaci di copiare le cose, di fare le magliette, queste cose qui. Oggi invece la sfida si sta spostando anche in campi come lo studio, la ricerca, l'università, i brevetti. Allora, se ci racconti cosa hai capito di questo? Ma potrei dire in sintesi quasi tutto. Partendo dalla ricerca, c'è uno studio della Royal Society inglese che fa il confronto tra il periodo 1999-2003 e 2004-2008. Nel primo la Cina aveva il 4% delle pubblicazioni scientifiche mondiali, oggi siamo al 10%. Gli Stati Uniti avevano il 28%, adesso sono al 21%. E tutti noi abbiamo perso l'Italia dal 4 al 3, che non è poi tanto poco, no? Noi ci buttiamo sempre troppo giù, la Germania dal 7 al 6, gli inglesi dal 7 al 6, insomma abbiamo tutti perduto posizioni rispetto alla Cina. Questa questione di ricerca scientifica si sta traducendo in prodotti assolutamente di pregio. L'alta velocità cinese la fanno i cinesi. Avevano 5 anni fa o 10 anni fa deciso che la facevano fare a noi europei. Adesso hanno le competenze per farlo. Stanno impostando un nuovo aereo Jumbo che farà concorrenza a Boeing e Airbus. Quindi, di nuovo, questi sono prodotti simbolo. Insomma, il predominio tecnologico che è legato all'aerospazio non ce l'abbiamo più. Hanno mandato su i satelliti, hanno mandato su gli astronauti anche loro. Sono diventati rapidissimamente i primi in cose come i pannelli solari, per esempio. Le centrali nucleari ormai le fanno con i loro modelli. Hanno il maggior supercomputer del mondo. Ma immaginate, i cinesi, che erano quelli che facevano le magliette, fanno il supercomputer più grosso del mondo. Io credo che queste siano cose che vanno meditate. Tenete presente solo quello che abbiamo visto quando c'è stata le Olimpiadi invernali a Torino. Uno degli sponsor di quelli che facevano pubblicità si chiamava Lenovo. Lenovo è una società cinese di computer che si è comprata la sezione computer della IBM. Poi sono saggi, hanno tenuto la sede in America perché devono imparare come si fa, eccetera. Ma lentamente le cose stanno scivolando da quella parte. Io credo che il ragionamento di Bill Emmott vada bene in termini quantitativi. Noi facciamo tutte le cose che facciamo meglio, quindi aumenta la quantità. Ma c'è tutta un'economia che tra l'altro è stata sviluppata all'inizio da un signore che lavorava all'Economist alcuni decenni fa, che si chiama Fred Hirsch, che dice che contano anche le posizioni nell'economia. Allora, se noi perdiamo la prima posizione, non siamo più noi a comandare. Questa è la vera rivoluzione culturale che abbiamo davanti. Poi come beni staremo bene ugualmente, loro apprezzeranno i nostri vini, noi impareremo ad apprezzare le ceramiche orientali. Ma noi non comandiamo più. Le grandi decisioni strategiche, quelle relative all'energia, quelle relative all'inquinamento, quelle relative allo stato del pianeta, eccetera, non le prendiamo più noi. Fino a 10 anni fa era assolutamente tranquillo che le prendevano gli americani con l'assenso degli europei. E prima, quando c'era l'Unione Sovietica, c'erano i due che si incontravano e decidevano. Adesso non è più così. E siamo in un periodo di transizione in cui veramente non comanda nessuno. E dobbiamo sperare che Cina e Stati Uniti vadano d'accordo. Si è appena concluso in America un incontro a due, dove sembra che, insomma, d'accordo vadano. Ma tanto per dare un esempio di un altro settore in cui loro sono entrati, la moneta cinese non si usava fuori dalla Cina.
I cinesi da un anno e mezzo stanno facendo degli esperimenti e ormai il commercio di Hong Kong per un quarto viene fatto in moneta cinese. Cioè, se volete, un microdollaro per il momento, ma un microdollaro che non c'era ancora 2 anni fa.